Perché tutti i clienti cercano il falso gelsomino? Perché è l'unica sempreverde rampicante che vive anche nel nord Italia. Perché lo chiamiamo falso gelsomino? Perché ha il portamento e fiori molto simili, lo stesso profumo di tutte le piante del genere Jasminum, ma in realtà queste piante qua sono della famiglia dei Rhynchosperma e dei Trachelosperma. Quindi è per questo che viene chiamato falso gelsomino, perché è di un'altra famiglia. È una pianta che va al sole, è rampicante, è molto vigorosa, è molto semplice, molto resistente alle malattie, resistente ai funghi, molto resistente ai parassiti. Si usa anche da fare delle siepi, ovviamente aveva bisogno di una rete sul quale crescere. E quindi riusciamo a fare anche delle barriere, fare delle fioriere, è sempre verde. Fino a meno 8, meno 10 gradi non ha problemi. Se prende una gelata forte avrà le foglie molto rosse, gialle, però tende sempre a rivegetare con il primo caldo, rivegeta completamente e fa il fogliame nuovo. Come prendersi cura del falso gelsomino? Si adatta sia al sole che in mezz'ombra, va irrigato a terra asciutta, soffre di stagno d'acqua, quindi evitiamo di irrigare quando la terra è già umida. Se è in vaso andiamola a bagnare a terra asciutta, mentre se è piantato per terra andiamola a bagnare solo in caso di siccità estrema. È importante concimarla da marzo a settembre, non è necessario potarla salvo per non dargli la forma. Uno può fare la potatura verso fine inverno, poco prima che riparta la vegetazione. Allora il mio consiglio è potarlo anche appena quando vedete i butti, quando riparte la vegetazione, perché se è stato un inverno molto rigido c'è il caso che le punte apicali o i rametti più esterni siano compromessi, cioè che siano morti. Quindi magari voi vedete che rivegeta dalla base e dai rami centrali, mentre quelli più periferici sono secchi, non vegetano, quindi tagliate, spuntate anche drasticamente questi rami qua secchi e fateli ripartire. Ci sono diverse varietà di falso gelsomino, sicuramente la più famosa di tutte è questa qua, il Rhynchosperma jasminoides, falso gelsomino bianco. Profumatissimo, fa una fioritura anche molto prolungata verso inizio fino alla fine della primavera, anche fino a metà estate. Non è raro vederlo rifiorire anche verso settembre con qualche fioritura sporadica ed è profumatissimo. Come vedete è bello pieno, riempie completamente infatti si usa anche molto come siepe, scherma completamente dall'altro lato. Un'alternativa che è una novità è il gesso Trachelospermum Pink Showers, anche questo ha un profumo appena più lieve che il gelsomino bianco. Il fogliame è appena meno vigoroso che quello bianco, è appena più lento, infatti costa leggermente di più. Anche questo può raggiungere fino a 6-7 metri di altezza, quindi ci metterà più tempo, ma anche lui cresce molto e può coprire una singola pianta fino a 14 metri quadrati. Può sostituire sia il gelsomino bianco, che è molto comune, molto popolare, oppure si può anche mettere insieme. Un'altra alternativa ancora è c'è anche questo da poco, è Trachelospermum Star of Tuscany, che ha il fiore crema, cioè leggermente giallo. Anche questo qua è molto più lento che il Rhynchosperma jasminoides, cioè quello bianco. Diventa anche lui alto 5-6 metri, è forse il meno vigoroso di tutti. Una fioriera mista, uno può mescolarli tutti e tre, diciamo, questi gelsomini, può dare un tocco di colore appena un po' più originale. Quanto costa il falso gelsomino? Questo è il vaso 18, due canne, noi lo vendiamo 12,90, è una pianta abbastanza economica. Adesso abbiamo terminato, avevamo una pianta alta così, costava 9 euro. Una piramide a tre canne costa 59 euro, è alta 1,80 m fuori vaso. Poi abbiamo questa taglia qua a tre canne, vaso 24, costa 25 euro. Questa a due canne costa 25 euro, a tre canne 29 euro. Poi c'è il Trachelospermum Pink Shower, cioè il gelsomino rosa per intenderci. Abbiamo la misura vaso 18, costa 19 euro, alta 1,50 m, 1,60 m fuori vaso. Poi invece abbiamo il vaso 24 a due canne, questo alto 2 m, 2,20 m, costa 39 euro. Quanti anni hanno queste piante? Indicativamente, in una situazione ottimale, questa è una pianta che ha 2-3 anni, che crescono molto nelle zone tiepide, quindi nelle zone costiere, nel clima mediterraneo. Da così a così ci vogliono 5-6 anni, essere bravi, se no anche 7-8. Tutte queste varietà, tutte queste misure di falso gelsomino le trovate sul sito sassigarden.com e spediamo in tutta Italia.